Amici di Nerdery.it, il vostro Valerio Vega qui per voi, bentornati, bentrovati. Sono qui per presentarvi una rubrica nuova, una videorubrica periodica che avrà ovviamente una cadenza sconclusionata e non programmata a cazzo di cane come nel nostro stile. Questa rubrica è la rubrica Recensioni Trucide. Cosa farò nelle recensioni trucide? Semplicemente vi proporrò delle recensioni parallele a quelle ufficiali che trovate sul nostro sito www.nerdream.it, recensioni fatte senza peli sulla lingua ad alto tasso di trucidità. Recensioni sicuramente non adatte a tutti, sia per linguaggio che per contenuti. Quindi, prima di commentare, ragionate bene sullo scopo di questa rubrica. Direi bando alle ciance, ciancia alle bande e vi lasciamo alla sigla. Benvenuti nel mondo delle recensioni trucide! E tanto che aspettavo un'occasione così. A cazzo di cane. Bella regà, sto qua e comincio con bella regà perché tutti i canali un po' trucidi cominciano: oh, bella regà, bentornati regà, oh, ma grandi regà, bentornati. Quindi bella regà, sono andato al cinema e sono andato a vedere Super Mario Bros. Il film. Allora, carico di aspettative perché ho due bambini di 6 anni, maschio e una femmina, erano già andati con la nonna a vederlo. Sono tornati: papà, poi capì, è bellissimo Super Mario, papà, bellissimo, vieni pure tu, devi venire, papà, devi venire a vedere Super Mario. E io ho rosicato perché pensavo che non andassero a vedere senza di me, ma mi hanno promesso che andavano con me, sono andati con la nonna. Vabbè, lasciamo stare col rosicamento, ma dico devo andarla a vedere con loro perché quando rivedere devo capire se gli piace, perché non ci capiscono niente, perché fino a 2 giorni fa stanno a guardare Bing, andiamo Super Mario, ma che state a capire? O se invece gli era piaciuto perché magari era un film carino, fatto bene per i bambini, eccetera, eccetera. Loro non è che possono capire Super Mario, capito? Cioè, se fino a ieri stavano a vedere Bing o George la scimmia, ma adesso stanno a capire. Non è che hanno giocato ai vecchi giochi, non è che ci hanno buttato il sangue loro su Super Mario, non è che hanno buttato il sangue sia sullo schermo che dalla pelle. Loro semplicemente hanno visto un cartone animato. Quindi mi sono approcciato a questo che ora chiamano i live action, un cartone animato. Ovviamente recensione senza spoiler, quindi state tranquilli, vedetela tutta, vedete, vi dico come la penso, ma non vi rovino niente. Quindi poi dopo siete liberi di scegliere se andarvela a vedere o no. Se voi siete già visto, sentitemi lo stesso e poi mi dite nei commenti se la pensate come me o diversamente. Va, aspetta. Allora, raga, vi dico subito, a me il film non mi è piaciuto. Cioè, se io vi dovessi dire se questo film mi è piaciuto o no, io vi dico di no. Voi dite: oh, ma sta venendo in lungo e largo, milioni di milioni di incassi. Raga, Super Mario domani, se fanno la pubblicità che uscì del milkshake di Super Mario a gusto caramella gommosa masticata da un vecchio tabagista, probabilmente almeno un assaggio voi lo dareste, voi comprereste milkshake a gusto di gomma masticata da un vecchio tabagista, perché sopra c'è la faccia di Super Mario. Super Mario si vende da solo, non è che siamo qui a scoprire l'acqua calda, quindi non mi venite a dire sta venne o stanno a vedere tutti, perché c'è sta. E Super Mario si va a vedere. Poi può piacere o può non piacere. Cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto? Parto da cosa non mi è piaciuto. Regà, il film fa ridere. Cioè, sono andato là. Super Mario a me mi ha sempre messo allegria. Oh, it's a me, Mario! Regà, non fa ridere. Non è che state lì a ridere a crepapelle, una cosa come riso, risata, mi viene da ridere. Non c'è niente da ridere. Quindi non vi aspettate questo. Secondo me c'erano possibilità di buttarci dentro più battute, più cose divertenti, ma vabbè. Un'altra cosa che non mi è piaciuta è proprio la storia, cioè molto, molte scene action una dietro l'altra, proprio a raffica, non c'è un attimo di tempo, di tregua per pensare un pochino alla storia proprio in sé, perché è una serie di inseguimenti, mazzate, tutte messe lì continuativamente, che rendono un po' quello che è la frenesia del videogioco di Super Mario, ma allo stesso tempo tolgono un po' di guida al film, tant'è che poi alla fine ti ritrovi a pensare, finito il film, ho pensato: oh, mi pare di aver visto John Wick interpretato da Winnie the Pooh. Una cosa tipo così. Insomma, il film, da questo punto di vista, mi è dispiaciuto.
Non mi è dispiaciuto invece dal punto di vista della colonna sonora pazzesca, tantissimi jingle che portano a ricordare i videogiochi di tutte le ere e tantissime canzoni anni 80, anche belle spinte, rock, metal, cioè diciamo abbiamo anche delle canzoni del passato che comunque contribuiscono a creare un effetto nostalgia che però viene meno perché di tutto il film c'è poca nostalgia, cioè veniamo una volta. Super Mario giocava a Nintendo, non lo so, ci potevano mettere qualche cosa in più. Anche dal punto di vista dei personaggi, alcuni personaggi mancano, alcuni personaggi che hanno fatto la storia, sia tra i cattivi che tra i buoni, ci sono delle carenze che io ho sentito, non so se le sentirete anche voi quando lo andrete a vedere. Quindi, che vedevo di? A me sto film non mi è piaciuto tanto. Però, ecco, i ragazzini, una manna dal cielo, perché comunque si incantano, una grafica, animazioni da paura, che tu dica fa. Quindi, tutto sommato, il film si lascia guardare. Però, ecco, se dovessi ritornare una seconda volta come hanno fatto loro, loro a 6 anni ci tornano, io col cazzo.